Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sul mio secondo canale. Se ancora non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi perché in questo canale vi fa... Scusate, sono un po' emozionata. Quando si tratta di mangiare mi emoziono. Vi dicevo, iscrivetevi, mi raccomando, perché faccio tante ricette sane e leggere e tanti video anche cosa mangio in un giorno, che sono i più richiesti da voi. Quindi tanti like se vi piacciono i video cosa mangio, what a heart in a day, così me ne faccio tanti tanti altri. Questo video ci tengo tantissimo perché ho iniziato la nuova dieta, sempre collegata alla scheda, all'allenamento, quindi è un nuovo piano alimentare per mettere un po' di massa muscolare. Quindi infatti sto facendo un allenamento molto molto pesante, sto facendo questa alimentazione per mettere un po' di massa muscolare, quindi per prendere qualche peso, qualche chiletto di massa muscolare. Ovviamente, come lo specifico sempre, sopportatemi, è un po' una palla, però lo devo dire, perché poi sotto sempre i soliti commenti: ah, non sei un nutrizionista, non sei questo, non sei quello, non sei seguite la dieta. Io non faccio questi video perché sono una nutrizionista o perché qualcuno debba seguire la mia alimentazione, semplicemente perché questa è un'alimentazione studiata per me, fatta apposta per me. Quindi per alcuni può sembrare che io mangi troppo, per altri può sembrare che io mangi troppo poco, insomma, mangiare carboidrati la sera può sembrare strano, insomma tante stranezze, ma va bene per me, è fatta per me in base al mio peso, al mio allenamento, quante calorie io brucio, al mio metabolismo. Quindi è una dieta per me, quindi nessuno deve seguire la mia dieta, semplicemente sono degli spunti per condividere, più che altro le ricette, quindi le quantità, i grammi, è tutto soggettivo. Condividere uno spunto, una ricetta, ma più che altro per condividere la voglia di mangiare bene, di mangiare sano, di amore per il cibo, per stare in forma, per tutto questo. Poi ognuno si deve rivolgere a un professionista. Fatta la pappardella, fatta la palla, iniziamo subito con il video cosa mangio in un giorno. Mua! Buongiorno ragazze, per colazione mi mangio due piatti, perché two is make it one. Come vi ho detto, questa è una dieta per mettere massa, quindi bisogna mangiare ancora di più di quello che mangiavo prima, quindi non vi spaventate. E ho fatto queste fette di pane di sigale, che ve lo faccio vedere, è questo qua, che mi ha portato un mio amico che io non conoscevo, ed è buonissimo, pane di sigale, lo mangio anche vicino alle cose salate. Adesso ho fatto dolce e semplicemente ci ho messo sopra lo yogurt greco, sapete, il solito Feige, anzi no, è questo qua stavolta, Delta Zero, sempre yogurt greco zero. Poi ci ho messo un po' di marmellata, che è questa qua, di rigone, tutta frutta, e un po' di cremina al cioccolato che sta là ed è caduta un po' anche sulla mia solita cremina di cui ho fatto il video, e un po' di granelle di nocciola che stanno qua, ecco le granelle di nocciola. Cioè praticamente voi quello che non vedete, ecco qua, tutto il disastro che voi non vedete, che quando io registro i video, guardate, si fa tutto questo macello. Voi vedete solo questo. Vabbè, continuiamo qua che è meglio. E quindi queste buonissime, dove ci sono quindi carboidrati, il pane di sigale, e poi come ulteriore fonte proteica per completare la mia quantità di proteine che mi occorrono, gli albumi che ho fatto praticamente in padella, sapete, come vi faccio vedere sempre, con la cannella spolverata e il burro di arachidi sopra come fonte di grassi. Insomma, questa è proprio una colazione cicciosissima. Ah, questo qua è un bel cappuccino che ho fatto con latte di soia, e quindi adesso mi vado a ingozzare. E buona colazione a tutti. Yummy. Ragazze, sapeste che buono è il pane di sigale fatto così? Provate, provate, provate. Io nel frattempo chatto con i miei amici, faccio vedere tutte le mie ricettine e loro speriscono. Ragazze, come spuntino di mezza mattinata, perché io faccio 6 pasti al giorno, quindi questo è lo spuntino tra la colazione e il pranzo, oggi mangio, dico oggi mangio perché non è sempre così, dipende, varia anche qua tanto, quindi casomai vi farò altri video cosa mangio. Adesso mangio del prosciutto crudo completamente sgrassato, guardate, da me che sono bravissima, con due fette d'ananas, perché appunto l'avevo in frigo e mangio questa. Potrei mangiare anche altri tipi di frutta oppure altre cose,
e abbinata mi bevo una bella tisana Silhouette. Approfitto per bere sempre un tè verde, una tisana detox, e oppure adesso per esempio bevo questa che la compro al supermercato, è biologica ed è, mi piace tanto perché sgonfia la pancia. E quindi cerco di bere sempre tisane, tè, insomma, per fare l'utile e il dilettevole. E buon appetito. Adesso questa qua, l'ananas, io la taglio a pezzettini, faccio tipo come il melone col prosciutto, avete presente? Ci va tantissimo bene, provate. Ragazze, per pranzo mi sono preparata un super piattone buonissimo di rigatoni integrali con salsa di pomodoro e tanto basilico e olio evo a crudo. E se vi chiedete cos'è l'olio evo, è l'olio extravergine d'oliva, sale rosa dell'Himalaya ovviamente. E poi ho preparato una grande insalatona mista di insalata rucola e finocchi condita con limone, e metterò anche un po' di salsa di soia che a me piace tantissimo. E poi qua ho fatto il pollo semplicemente in padella con un po' di sale e un po' di paprika, e sopra ci ho messo un po' di salsa che mi era avanzata dalla pasta, insomma, ed è buonissimo. Olio sempre a crudo. Amore, tu che c'è? Che vuoi? Lei aspetta che cada qualcosa. E questo è un super pasto bilanciato che io mangio a volte o a pranzo o a cena, ed è buonissimo perché c'è tutto ovviamente. Yummy! Merenda oggi super speciale con la mia torta Sacher, di cui ho fatto il video sempre su questo canale, ed è buonissima. Sembra una torta veramente come quelle comprate, una torta Sacher, ma invece è super light, healthy, proteica, quindi perfetta sia per colazione che per merenda, ve lo dissi già in quel video. È al cioccolato, ma senza cioccolato, senza burro, senza zucchero. E c'è anche la marmellata, è buonissima, mi piace tantissimo, infatti sono super contenta di mangiare questa. Perfetta se vi allenate, è buonissimo. Oh mio Dio, food bar, buona merenda. Ah, poi c'ho anche un bicchiere di tè verde, che sto impazzendo ultimamente a bere il tè verde nel bicchiere di vetro, mi piace troppo, sono fissata, quindi adesso bevo questo. Buona merenda. Aspetto che si cuoce la mia cena. Sto mangiando pistacchi tostati non salati, ragazzi. La frutta secca fa tanto tanto bene, ovviamente non tutto il pacco come faccio io, che sono una porcella, questi sono la droga per me. Comunque la cosa importante che sto dicendo è prenderla non salata, perché ovviamente comunque un eccesso di sale fa male, e io adoro i pistacchi, sono troppo troppo buoni. Per cena, ragazze, mi sono preparata un piatto che io personalmente adoro e mangio tipo due volte a settimana perché è fantastico. Riso basmati con zucchine e salmone. Filetto di salmone fresco, questo l'ho fatto semplicemente in padella senza aggiungere altro olio perché comunque è già un pesce molto grasso. E ci ho messo dei semi di finocchietto. Nelle zucchine ci ho messo anche varie spezie tipo origano e rosmarino, e sempre sale rosa. E il riso basmati l'ho mescolato già con un po' di salmone per insaporirlo, ed è un piatto buonissimo. Potete anche mescolare tutto assieme o mangiare separatamente le cose, e andate a condire con limone, ma vi consiglio anche salsa di soia perché dà un sapore veramente veramente buono. E io, piatto ricco, mi ci ficco. Ciao. Pre-nanna ho preparato questo yogurtino, yogurt greco, in cui ho messo tutti i pezzetti di cioccolato fondente, questo qua al 99%, c'è il vapore perché ho fatto anche la camomilla, quindi 99% di cacao, quindi tutto praticamente cioccolato, ed è buonissimo, della Lindt, molto molto amaro. Però a me piace tantissimo, e l'ho messo qua nello yogurt greco che ho dolcificato con la truvia. E adesso mi vado a mangiare questo, è troppo buono, ragazzi, guardate. Yogurt con pezzetti di cioccolato, sembra tipo la stracciatella, no vabbè.
Adoro. E sarà tutto, ragazzi. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, se vi piacciono i video cosa mangio, lasciatemi un bel like, così ve ne faccio tanti altri. Vi mando un bacio grande, muah, e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!